Ciao a tutti, con il video di oggi voglio farvi vedere una tecnica che io utilizzo a volte quando devo fare dei lavori e che penso potrebbe essere utile anche per voi. Cosa voglio farvi vedere? Voi sapete benissimo quando si fa diciamo, la tecnica del decoupage. Ma non, adesso questo è un pezzo di legno che io utilizzerò per farvi vedere questa cosina, però in realtà quando anche attaccate della carta di riso su qualsiasi supporto, la carta di riso, essendo molto sottile, lascia un effetto molto, molto bello, perché praticamente quello che c'è disegnato sulla carta di riso sembra quasi che sia dipinto alla fine e non un supporto di carta incollato su un oggetto. E la stessa cosa non succede quando si utilizza la carta normale, perché la carta comunque non ha quell'effetto trasparente che può avere la carta di riso, che è quello che dà proprio quell'effetto vintage, così che sembra un po' dipinto. Quindi io voglio farvi vedere come utilizzare un foglio di carta normale per ottenere più o meno lo stesso effetto. Allora, io adesso utilizzerò uno di questi. Di questi fogli perché ho bisogno appunto di realizzare un particolare su questo pezzettino quadrato che poi andrà su una scatola e quindi utilizzo questo foglio. Però voi immaginate questa tecnica utilizzata magari su delle foto. Voi avete una vostra foto e chiaramente non ce l'avete su carta di riso. Ve la stampate con una stampante laser, facendo questo lavoro qua, l'andate ad incollare su un supporto di legno e vedrete che l'effetto viene molto molto bello, ma vi faccio vedere come procedere per questa tecnica. Allora, io adesso cosa faccio? Giro al contrario il mio foglio e vado a mettere, se lo trovo perché l'ho preparato qui, vado a mettere del nastro adesivo. Questo è del semplice nastro da pacchi. Io adesso ce l'ho trasparente, ma va benissimo anche quello marrone. Vado a mettere praticamente il nastro dietro il disegno che voglio utilizzare. Quindi io vado a fare tre strisce perché così sono sicura di prenderlo tutto. Mettiamo ancora una e dovrei aver preso tutto il disegno così. Adesso fatemi un attimino, ecco, l'ho già perso. No, volevo fare solo una pieghettina, non so come fate voi al nastro per evitare che la prossima volta che lo utilizzo ci impiego mezz'ora per trovare dove aprirlo. Poi soprattutto questo trasparente è un disastro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, cosa faccio? Vado a schiacciare bene intanto il mio, così vedete, il mio nastro, in modo che aderisca perfettamente. Ok. Stacchiamo qua, cerchiamo di capire se l'ho messo bene. Sono un fenomeno, è capace che sì, ho preso proprio, guardate, appena appena la parte sotto, cioè incredibile. Vabbè, ma mi è andata bene su giro. Adesso cosa faccio? Questa è un'operazione che dovete fare con molta calma, eh. Vado a prendere il mio nastro adesivo in questo modo, facendo molta molta attenzione, soprattutto nel quando iniziate a fare questo lavoro qua, perché se lo fate in maniera maldestra rischiate di rompere subito la vostra carta. Guardate, vi faccio vedere cosa sta succedendo, eh. Sto andando praticamente a togliere uno strato, viene via insieme al mio nastro adesivo uno strato di carta, ok? Vedete che è rimasto attaccato al nastro adesivo. E cosa è successo? Che la nostra carta, che era una carta semplice da 80 grammi, quella per la fotocopiatrice, adesso è diventata ancora ancora più sottile. Quindi io vado a, intanto taglio il particolare che mi serve. Io voglio metterlo così, quindi facciamo così, taglio. Taglio un pezzo più piccolo, tanto è inutile tenere tutto questo. Ok, e adesso cosa vado a fare? Vado a bagnare con dell'acqua la mia carta. Guardate, la metto nell'acqua così, in modo che si bagna. Ok,
Adesso la carta chiaramente è diventata bella fragile perché comunque è sottile. Poi io preferisco prendere così un pezzettino di carta assorbente, dare una passata veloce ai due lati della carta, giusto per togliere l'acqua in più. Così. E adesso andiamo ad incollare sul nostro supporto. Quindi io vado a mettere la mia colla. Non ho preparato il pennello, ma dovrei farcela in tempi. Aspettate che. Mettiamolo. Aiuto, si è staccato il pennello. Ok. Quindi distribuisco bene la colla sul supporto in questo modo. Ok. E vado ad incollare la mia carta. Adesso io devo metterla dritta perché ce la posso fare, forse. La mettiamo così. Ok, passiamo la colla sulla carta. Ora io l'ho fatto con la colla vinilica, ma chiaramente è meglio utilizzare la colla per il decoupage perché a questo punto noi abbiamo della carta che è sottilissima. Quindi se voi utilizzate della colla troppo spessa, finisce che strappate la carta. Invece con una colla sottile riuscite a fare il lavoro. Ora, questa cosa qui la faccio asciugare, ma praticamente vi assicuro che è come se io avessi incollato della carta di riso sul mio pezzo di legno e non un pezzo di carta spesso che fa spessore. E rimane una cosa poco piacevole. Adesso faccio asciugare e vi faccio vedere come finisco questo particolare. Ora con una lima vado, si fa in frettissima perché chiaramente essendo la carta sottilissima è veramente come se fosse della carta di riso, quindi ci mettete un secondo. Vado a togliere la carta così in più. E questo è l'effetto finito. Adesso voglio ancora, lo faccio insieme a voi perché tanto è una cosa che devo fare. Voglio mettere un po' di bianco, bianco, bianco. Ecco qua. Adesso metto un po' di. Voglio sporcare i bordi con un po' di bianco, in questo modo qui, così. Ok. Faccio ancora qualche passata qui, ok, per sporcare i bordi, così. Qua metterò poi un'etichetta con una scritta, ma quello lo farò dopo. Voglio solo ancora fare un piccolissimo stencil. Allora, vediamo un po', eccoci qua, prendiamo questo. Sì, lo prenderei anche se riuscissi a, ce l'ho fatta. Ok. Voglio solo fare un piccolo stencil qui così.
Allora, utilizzo, vabbè, una pasta qualsiasi. Io adesso sto mettendo la Evi Body Past giusto per dare un tocco un po' in rilievo qui. Quindi metto la mia pasta e poi sopra questo particolare che sto facendo adesso andrò ad incollare la mia etichetta. Però lo farò nel momento in cui devo finire il mio progettino. Adesso vi volevo solo far vedere più o meno come vi viene finito, volevo farvi capire solo come funziona questa tecnica. Allora, aspettate che metto un po' bene qui. Ok, tiriamo via un po' in più. Ok, così. Perfetto. Questo a bagno. Qui togliamo il sovrappiù. E questa diciamo che la mia placchettina di legno finita, poi qua metterò un'etichetta. Quindi qua vi assicuro che sembra che non ci sia nulla, non c'è nessuno spessore di carta e la cosa rimane veramente veramente carina. Quindi provate con le foto, perché vi assicuro che con le foto si ha un risultato veramente bello. Poi l'idea di potersi stampare le foto che si preferisce, di fare questi lavori qua, sono sicura che vi interesserà e che proverete a farlo. Anche il video di oggi è finito e vi saluto e ci vediamo con la prossima pillola. Un bacione, ciao ciao!